Ciao a tutti e ben ritrovati in Venimecum, dove, come suggerito dal titolo, andremo a parlare di sirene e lo faremo rispondendo a una domanda che mi è stata posta da The Best of Script One diverso tempo fa e che mi chiede: potresti parlare di quello che pensi sulle sirene? Allora, nell'Odissea le sirene ci vengono descritte come una sorta di creatura per metà donna e per metà uccello, che con il loro canto spingono i marinai a trovare la morte in mare. Nella tradizione popolare, invece, abbiamo le sirene che vengono descritte come una sorta di creatura per metà donna e per metà pesce, munite anch'esse di un particolare canto con il quale spingono i marinai a seguirle in acqua per poi affogarli e cibarsi delle loro carni. Ora, in entrambi i casi, è evidente che ci troviamo di fronte ad una creatura potenzialmente pericolosa e spinta da un istinto animale, che è quello di procurarsi il cibo. Pertanto io ritengo più plausibili le parole di Paracelso, che riguardo alle sirene dice che sono semplicemente una sorta di pesci mostruosi. Paracelso però dice pure che queste sirene sono imparentate con altre creature acquatiche, che hanno diversi nomi, tra cui ondine, ninfe oppure nereidi. E queste creature vengono descritte con un aspetto completamente umano e che si spostano attraverso le acque dei mari, cavalcando delfini e altre creature marine. Ora, basandomi su quello che dice Paracelso, penso che col corso del tempo le storie riguardanti le Nereidi e le storie riguardanti queste sirene si siano fuse tra loro, dando origine a questa, alla sirena moderna. La leggenda di questa moderna sirena, secondo cui quando si trova in acqua è per metà donna e per metà pesce, e quando invece si trova sulla terraferma, assume le sembianze completamente umane. Poi, quale sia la verità, sinceramente, non la so nemmeno io. Beh, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarvi per l'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo Venimecum, dove andremo a parlare di un nuovo argomento. Quindi grazie ancora e vi aspetto nel prossimo video.